Ciao ragazzi, Peppe Merolla. Hello everyone, Peppe Merolla. Ciao ragazzi. È il caffè. Il caffè è la cosa più importante, la mattina soprattutto, per un napoletano. Ma comunque vedo che ci sono già alcuni amici italiani, alcuni anche bravissimi batteristi, come Daniele Capuzzi. Daniele Capuzzi è... Bravo ragazzi, secondo me lui farà strada. Caffè. So anyway, Pietro Bagnesco, ciao Pietro, un saluto a te e alla tua bella moglie. Hello everyone, Peppe Merolla here. Like I was saying, coffee is one of the most important thing for, especially for a Neapolitan, you know, guy. For Neapolitan's people, a coffee, espresso, in the morning is like number one. It has to be good, okay? That's, you know, it shows how you start the day. So here in Northern California, North Bay, beautiful weather, nice and fresh. I usually like to practice, you know, my practice pad outside the backyard before I go to the studio, play on the drum set. And today I would like to talk about this beautiful warm-up that I got inspired by the great Peter Eskin. Saw this warm-up exercise that he plays on YouTube, actually. You can check him out. And I'm about to play that for you and show you what I did with, you know, what I came up with. You know, it's, I believe this warm-up exercise is a very good one. You know, it really, that's good, guys. Buon caffè, certo. So, I'll show you what this exercise is all about. Daniele, ma ti ringrazio. No, ma veramente... Lo penso, quindi se lo dico è perché lo penso. Tu c'hai un bel groove, c'hai una bella tecnica e c'hai, you know, you got it. Io non sono come, you know, non vorrei essere polemico, ma non sono come tanti che le cose non le dicono perché pensano che poi alla fine, you know, c'è solo un pezzo di carne e tanti squalotti intorno. No, io sono mondiale. Cioè, non, you know, sono vero e non mi invento le cose o non le dico per qualcuno, you know. Se penso che tu veramente sei un ragazzo che può suonare, che è bravo, è perché si vede, lo sento, lo avverto, e la cosa più importante è proprio questa, quello di trasmettere, e tu c'hai questa cosa, quindi vai avanti così, che Dio ti benedica, fratello. Peppe, non mi dire così, ok, questa c'è la maletta, però fammi vedere qua che c'è. Fortunatamente sono riuscito a mettere il computerino più vicino, così riesco a leggere. Allora, buon caffè. Vabbè, questo va bene così. So anyway, about this warm up exercise inspired by Peter Eskin, which is this. You start with, you know, one note, and then you add a note, but it has to be quarter notes equal quarter notes, or eight notes equal eight notes. You don't play double. Usually a lot of people, you know, usually we do this. One, two, one, two, one, two, one, two, three, one, two, three. It's not like that. So quarter notes equal quarter notes. Okay, so here, one, two, one, two. All the notes has to be the same. One, two, three, one, two, three, one, two, three, four. And then you add another note. Two, three, four, and then one, two, three, four. Adding five, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, six, one, two, three, four, five,
6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then you go backwards. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Okay, so you go up and down from 1 to 8 notes, and then, you know, backwards. So this is the exercise, which I love it, and eventually you guys are gonna have fun with it, kind of like this. Okay, which that's fine. Now, I also, no, it's a good warm up. Very good warm up, Daniele. Very good warm up. Now, I came up also with different ideas of how to execute this warm up. So you can add rudiments to it. And the reason why, that was the first thing I thought when I start practicing, you know, and this warm-up exercise. And by the way, my message is this. I got inspired by, you know, Peter Eskingen, you know, and many other drummers. You know, in this particular exercise, I got inspired by Peter Eskingen, but I took it, I made it mine, because this is the deal. This is the, you know, the reason, you know, the goal, you know, of our, you know, practice, where we practice an instrument. You know, you take it, you make it yours, and you create stuff. Make it yours. So, in other words, be creative. Use your creativity. See what you can come up with. Combine things. In this case, you saw the exercise. So I came up with adding sphere rudiments. You know, phlegm accent, for example, you know, the phlegm accent. Phlegm accent is a triplets, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, with a phlegm at the beginning. So if you lead it with the right hand, it will be, the phlegm is going to happen with the left hand. 1, 2, 3, that's the 1, 1, 2, 3. So the phlegm is like, okay, so I'm going to play the phlegm accent and accentuating the melody of this exercise. So it starts with one, right? So which is 1, 1. So I came up with 1 and then switch, 1. Then we have two notes. We're adding a note, 1, 2, 1, 2. So we play two phlegm accent with the right hand. And then with the left hand. So. Which I love this, you know, variation for the simple reason that,
first of all, it's going to make us practice, you know, and reinforce our ends individually. Like in this case, on the second note, I'm playing twice flam accent with leading with the left hand. So it's going to reinforce this. Instead of playing this, you know, so I'm playing twice flam accent and vice versa. So I'm going to play that slow. Ciao Federico Ferrari, un abbraccio forte. Piacere di conoscerti Federico e grazie per seguirmi. Mi fa piacere. So, anyway, we got 1 2 3 1 2 3 then two notes. 1 2 3 1 2 3 1 2 and then you switch 1 2 3 then three notes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 and then four notes 1 2 3 1 2 3 3 4 1 2 3 4 then 1 2 3 4 5 5, now 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, So as you can see, this is, it's also very nice and challenging. Now you're warming up. So this is a warm up, but now you're working on different group of notes, 1 to 8, going up 1 2 3 4 5 6 7 8 and vice versa, 8 7 6 5 4 3 2 1. Now you're also working out on your flam accent. So. And then you switch, go. Remember to switch. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 and so on and so forth. And you do the whole thing. Then I said, man, if I can play a flam accent, right? I can play flam paradiddle too, which is gonna be cool because, you know, it happens to be just like the flam accent. You're gonna switch, invert, and play a single paradiddle, like a paradiddle on the left twice. You know, so the paradiddle now, for all, any of you out there that don't know what paradiddle is, it's right. Left, right, right, left, right, left, left. So take a note. That's a paradiddle. Okay. Flam paradiddle. Yeah, no, Daniel, that's a good one. And, you know, now we're going to do the same thing with the flam paradiddle. Like I said, the paradiddle is like flam accent and paradiddle in this case. Paradiddle is another rudiments. The sticking is right, left, right, right, left, right, left, left. So, flam paradiddle, same thing, starts with a flam. So if you are leading with the right hand, right, left, right, right. The flam starts first. You play a flam in front of the right hand. So
1, 2, 3, 4. Guys, remember always, I am, you know, I will always repeat the same thing because this is Bible. I mean, you need to have a good coordination, right hand, left hand, the balance, okay, the coordination. It's all connected, just like puppets, you know. It's like a puppet, okay? See, this will always be there. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Now the key is, I need to stop for a second. Yeah, I'm waiting for more people to get, you know, online. I know this type of stuff, it might be boring. But remember, I know I'm a bad guy. I have my coffee. So I'm going to have my smoke since I, you know, actually in the meantime, if you guys have any questions, let me know. I don't smoke in the house. I don't smoke in the house. And I only smoke outside the backyard or in the garage. Mm-hmm. So let me know if you have any question about this before I go on, because this is the time that I can read and answer your question. Fatemi sapere se avete domande, perché questo è il momento in cui sto fumando una sigaretta, ho preso il mio caffè e lo so, io poi non fumo tanto, non è che fumo tanto, ragazzi, capito? In casa non fumo, o fumo in giardino o nel garage, una delle cose. Tommy Bradascio, Tommy, grande amico mio e grande batterista. Tommy Bradascio, un abbraccio forte forte. C'è Domenico, benvenuto. Ciao Domenico. Vediamo un po'. Fammi leggere. Cavolo, questo con il flame paradiso è tostissimo, ma sicuramente è importante per la testa. No, è allora, lo scopo di tutto questo, secondo il mio onesto, no, parere onesto, è proprio il fatto che, you know, mettendo insieme la conoscenza tecnica, prima cosa, avendo una certa padronanza dei vari rudiments sul rullante, ci permette anche di fare dei soli. Immagina che questo è un po' e questo è il timpano. I mean, you can be creative, puoi essere molto creativo usando i vari rudiments, non devi più pensare alla diteggiatura, cioè la frase che ti viene la suoni e basta. Però per arrivare a quel punto, ad una certa padronanza tecnica, bisogna avere una certa padronanza tecnica per esprimersi al 100%, secondo me. Ecco perché io a 51 anni, cioè, sto sempre lì a studiare, mi sento sempre come un bambino che alla ricerca di cose nuove. Perché questa è la cosa bella. Questo è uno dei motivi perché io amo lo studio della batteria, cioè lo studio del mio strumento. Amo lo studio in generale. Con la tromba ero così ugualmente, quando ero giovane con la tromba studiavo dalla mattina alla sera, cercavo sempre, you know, la stessa cosa con la batteria. Lo scopo è quello di raggiungere un certo livello tecnico che ci permette di esprimerci al 100% senza pensare, mo devo fare il doppio paradito, cioè lascia le mani andare, pensa, lasciati guidare dalla musica. Però per lasciarsi guidare dalla musica che tu hai dentro hai bisogno di una grande preparazione tecnica, ragazzi. Cioè, questa è una cosa molto importante, secondo me.
io no. Io vedo ancora gente che stanno lì a pensare all'esercizio, si copiano anche le voci. Allora qua metto il tom, qua metto il timpano. Quelle sono cose che si fanno magari all'inizio. Posso anche capire, in un modo si deve pure iniziare, no? Però io sono convinto che musicista si nasce. Ma vi spiego subito qual è la differenza tra chi nasce musicista e chi poi diventa musicista. Chi nasce musicista pensa alla musica 24 su 24. Quando cucina, quando fa l'amore, quando prende il caffè, you know, quando cammina, quando guida, quando parla con un'altra persona. Cioè il musicista nato, diciamo, è, purtroppo è quello che... è una persona, non so come esprimere questa cosa, ma c'è una grande differenza tra quello che impara le cose, you know, teoricamente le scrive, le fa e poi le... E poi c'è il musicista che dice: ok, io scrivo queste cose per avere un'idea chiara di quello che è la poliritmia, la diteggiatura, you know, queste cose qui, perché c'è la passione per lo strumento e c'è il challenge, you know, c'è il principio, il motivo principale di imparare certe cose, di assimilarle. Ma perché alla base? Non è perché quando ne facciamo poi un solo, andiamo a suonare, copiamo quell'esercizio, lo facciamo uguale come l'abbiamo studiato a casa, ma per avere una certa freedom, libertà di mani. Cioè se uno viene da me e mi dice: beh, io ho sentito quella solo che hai fatto, you know, prima nel video, prima, oppure ho visto stasera hai suonato, hai fatto quella solo, ma cosa hai fatto? Io gli rispondo: senti, non ho idea di cosa ho fatto. Cioè in quel momento mi venivano delle frasi, le ho suonate. Ma questo perché? Perché alla base c'è una certa preparazione tecnica. E questo è quello che, you know, bisogna capire al 100%. Che una volta capito questo, allora noi sappiamo benissimo, e lì si poi, ecco, e lì poi si svela il segreto, la ragione, non è, perché nella musica non ci sono segreti. Questa è un'altra grande verità, per esempio. Nella musica i segreti non esistono. Va bene? Nella musica i segreti non esistono. Nella musica esistono solo due cose: di farsi un culo così, scusate del termine, studiare, perché il nostro scopo è quello di esprimerci musicalmente senza pensare alla diteggiatura. Cioè siediti e suona. You know, lì si vede il talento e lì si vede l'arte, veramente. Cioè, infatti io ti ascolto sempre il rudimento, ma applicato alla musica, e questo è pazzesco. Sì, grazie. Quello è lo scopo. Questo è vero, hai toccato un punto importante, ma certo, purtroppo è la verità, perché bisogna nasconderlo, bisogna, you know. Sono d'accordissimo, lasciamo andare le mani, io cuore. Soprattutto. Quindi, come dicevo, qui lo possiamo fare anche con il paradiddle, anche col doppio paradiddle, la stessa cosa. Eccetera, eccetera, eccetera.
Va bene, quindi abbiamo parlato di questo warm up, come sta scritto, con i gruppi singoli. Con i flam accent. Con i paradiddle. Con il doppio paradito, eccetera, eccetera. Poi fammi dire, io ho preso un po' di appunti, perché sono riuscito a creare un sacco di sistemi per come eseguire questo esercizio, quindi, visto che ne sono tanti, ho preso un po' di appunti. Stamattina ho detto, fammi vedere un po' cosa presentare agli nostri amici. Matteo Vignoli, ciao Matteo, un abbraccio forte. So, hello everyone, any questions? I see a lot of Italians following right now, so that's the reason why I'm speaking in Italian. But if you guys have any questions, please let me know. Stop by saying hello. Any question, I'll be more than happy to help and answer. Now, Merola snap at the end with the... Un altro sistema per come studiare un'altra variazione che ho creato, che mi è venuta a me, io non ho creato niente, perché noi ragazzi, noi non creiamo niente, capito? Noi usiamo la nostra creatività, quindi va bene anche dire ho creato, perché non penso che sia arrogante, fu un'altra cosa, perché ci sta sta cosa, io nei miei video che faccio, faccio vedere sempre video di un minuto, due minuti, quello che sia. Cerco di farli corti in modo di, quando posto dei video, per far vedere il risultato finale di quello che ci si può raggiungere, no? Di quello che possiamo raggiungere tecnicamente. Molti vedono sempre questi video corti. Alcuni dicono, ma suoni sempre veloce, ma perché non suoni più lento? Magari... Ragazzi, purtroppo più ne sai e più la dici lunga. E questo per alcuni individui non gli sta bene. A me mi dispiace, perché io gli auguro tutto il bene del mondo. Però alla fine ricordatevi che per suonare veloce, ok? O quello che sia. Per suonare veloce, per raggiungere questa tecnica così, c'è il bisogno di studiare lento. Ma dico io, siete così, a volte alcune persone sono così, scusate il termine, cretine, ok? Perché è una cretinata proprio, dire, ma suoni veloce, fermati. Ma lo sai che per arrivare a suonare così veloce, preciso, pulito, tutti i colpi belli distinti, belli chiari, bisogna studiare lento? Lo sai? Allora, andiamo avanti. Chiudo parentesi. Queste sono sempre cose che partono dall'Italia, pure qualche americano, Però dico io, ma sei così cretino da pensare? Ma questo sono sempre veloce. Per arrivare a quella velocità, a quella precisione, bisogna studiare lento. Quindi non c'è problema. Poi se vuoi sentire suonare un batterista con un groove lento o quello che sia, cioè, a questo punto vai su YouTube, vai a vedere le mie performances con dei grandi jazzisti, ok? Dove suono dalla ballad al medium, al funk, al jazz. E allora dice, allora aspetta un attimo, questo fa vedere gli esercizi così, però è uno che suona le ballad, suona tutto, è uno che fa musica quando suona, ma ci vuole tanto per capire. Ma come si dice? Quando non può arrivare un bard, dice che fate,
quando il gatto non può arrivare al lardo, dice che puzza. Senza capire che dovrebbero veramente, io auguro il bene a tutti, questa è una cosa, però ragazzi, svegliatevi, perché oggi le persone non sono cretine. Dovete, l'unico modo per andare avanti ed essere felici nella nostra vita è quella di essere riconoscenti, riconoscenti, riconoscere chi fa delle cose, perché se sei in grado di riconoscere chi fa determinate cose, i sacrifici che ha fatto per arrivare a fare quelle cose, allora, solo allora, potrai metterti lì sul rullante e capire, studiare ed essere con un animo puro, avere un animo puro, sincero, e quello ti farà andare avanti e ti porterà a migliorare. Ok? So, io quando vedo una persona bravo, Daniele, cioè che è bravo, messi qua come Daniele che è bravo, Tommy Bradash che è un altro bravo, suona anche pianoforte benissimo, cioè bisogna condividere e dare, you know, e dire la verità, perché con la musica alla fine quello che conta sono i risultati. Va bene, io non voglio parlare più perché, ok, un bacio forte Peppe, dico Gennaro Cestari, un abbraccio forte forte a te e alla tua bella famiglia, un abbraccio a papà, soprattutto a tuo papà. So now another exercise that I came up with, variation that I came up with is to play the exercise ciao Oreste, Oreste Sbarra, buon sabato, buon sabato Oreste Sbarra, I love you man. So, è quello di suonare questo esercizio, is to play this exercise molto lento, accentuando il primo e l'ultimo accento. Cioè, se noi suoniamo questo, right? So, accentuating, playing an accent on the first and the last one, but with the application of a up and down stroke, which that would be, you know, that will help you really to have a nice balance and coordination between the right hand and the left hand. Plus, it's going to make you really get used to the up and down stroke. So, we're going to give you an example of that. I mean, I know it's kind of tough to do it because you have to coordinate. You have to coordinate while you're playing the six notes. You have to slowly start, you know, raising your arm and make sure you play, you know, the up and down stroke right correctly at the same. Anche a te, buon weekend, Orazio. Oreste, scusami. So this is like a very tough one. If you try this one, this is very challenging. And play it slow, it's even more challenging if you play it slow. Then it becomes natural. So, but the key is to practice very slow. So, one, two,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. So let's do it very slow. I know this is tough. I just came up with this exercise a couple of days ago. It's and it's very challenging. Here it is. I hope this is going to come out good. But let's see. So, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and then you have to end with the first and the last note. Remember, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. This can be very challenging, guys. So I will suggest you guys to really practice this exercise. Slow, quarter notes equal quarter notes, okay? Ce lo puoi spiegare anche in italiano? Questo è pazzesco. Quale? Di quale stai parlando? Quello che sto facendo adesso, Daniele? Aspetto una tua risposta. Una tua risposta. I'm waiting for your answer. By the way, Oreste Sparra, penso che già è andato via, ma Oreste è anche un altro bravo batterista, anche lui. Ce lo puoi spiegare anche in italiano? Ma devo sapere quale. Allora, penso che quello che stavo facendo di suonare un accento sul primo è l'ultimo colpo, l'ultima nota, dalla prima alla seconda nota. Cioè in questo caso sarebbe 1, 2, 1, 2, 1, 2, then 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Perché ci dà la possibilità, ci aiuta alla coordinazione dell'up e downstroke. Sembra facile, ma non lo è. Difficile anche per me, ragazzi. Questo è uno studio che secondo me va studiato proprio di primo acchito, alla mattina, tutti i giorni. Facciamo i 4 colpi, poi dopo subito proprio, prima di iniziare la giornata, prima di iniziare qualsiasi cosa. Sì, Daniele, sì, questo è molto difficile. Difficile perché è una questione di coordinazione, di coordinare i colpi, di suonare l'accento, però allo stesso momento di preparare l'altro braccio a suonare, per il prossimo colpo. So, devi. Quindi, so, one,
one, two, then one, two, three, one, two, three, one. Sì, in questo caso io ho sbagliato, non ho preparato il braccio, questo sistema qua. Molti quando studiano l'up e downstroke, ok, come tutti quanti noi, anch'io, ho studiato sempre l'up e downstroke con, oppure con i drag. Ok? E vabbè, e questo è facile perché noi, questo è, in effetti facciamo solo questo. Adesso, se noi vogliamo veramente migliorare questo sistema e impadronirci di questo movimento ancora più profondamente, diciamo, ok? Il challenge è proprio questo, quello di applicare questo up and down stroke, va bene? In questo modo. Suonando poi un accento su prima e sulla terza nota, in questo caso, giusto? Then due note. Oh, scusami, questa è un'altra variazione, fare la stessa cosa però con i drag. Flam tap, forget it, facciamo. Ok? One, two. Fatto questo poi si può applicare anche col flam. Si può applicare con i drag. Ok, queste sono varie variazioni che sono riuscito a creare, idee che mi sono venute. E io sono affascinato da questo esercizio. Quindi questo è il messaggio. Quando siete affascinati da qualcosa, assorbite, poi dopo create, usate la vostra creatività. So, in questo caso, però, primo, suonare senza solo i colpi e aggiungendo l'up e down stroke. So, one, two, prima e l'ultimo. Now, con i tre colpi, la nota centrale della terzina, dei tre colpi, scusa, non è una terzina, dei tre colpi, è più debole della prima alla terza. So, one, two. Sì, sul terzo colpo bisogna 1, 2, 3, 1, preparare già la sinistra per il prossimo. Quindi questa è la bella cosa, è il challenge. A me piace tantissimo questo esercizio. La mia voglia di riprendere i rudimenti dal maestro Walter Scott, cioè di rivedere quelle pagine e non fare gli esercizi oramai sempre a memoria, perché ormai assimilati. Certo, certo, d'accordissimo, il grande Walter Scott, rest in pace, Dio ce l'ha in gloria sicuramente. Comunque, allora, adesso provo a farlo, ok? So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ok? E lo fate fino alle 8 note e poi a ritornare indietro. Lentamente tutti i giorni. Questo è un esercizio, you know, secondo il mio parere, onesto parere, un esercizio che veramente fa star bene. It's a good feeling. Va bene? Poi, come dicevo, ci potete applicare flams, ci potete applicare il drag. Ok? So, this is a great exercise. You guys can apply, like I said, you can apply flam accent, flam paradiddle, drags, then do it very slow. Then you can apply also, let me take this out of the way here.
then you can go deep, you know, into different things. Like you can apply the push and pull technique with the right hand, and then play the exercise and play the accents on every first and last. Mantenendo sempre i sedicesimi con la mano destra, ok? So, questo è un altro esercizio bello, perché prima cosa ci aiuta a sviluppare una certa resistenza con la push and pull, e poi concentrazione a suonare i vari colpi con la mano sinistra. Secondo me, sì, da un piccolo esercizio, scusate, ma da un piccolo esercizio di warm up, stiamo arrivando a, si sta aprendo un mondo, cioè, ed è così, non è che è la verità, perché poi dalle cose semplici si può aprire il mondo, perché mo, per esempio, parlavo di questo e suonare l'esercizio con la sinistra accentuando il primo colpo e l'ultimo. So, this is a very challenging one. Then, poi oltre a questo della push and pull, si può usare anche la tecnica the Merola snap, usando la Moller in questo caso. So in this case, we're playing the exercise and applying the up and down stroke. You know? So, so you repeat each bar twice. Up and down stroke. Two, three, one, two, three, one, two, three, four, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, six, one, and so on and so forth. E così via, aggiungendo anche questa cosa qui. Poi si possono invertire le mani, ovviamente, possiamo fare la stessa cosa con la sinistra. And so on and so forth. Eccetera, eccetera.
Ma io vorrei cogliere l'occasione e spero che questi esercizi sono di vostro gradimento e che vi aiuteranno a sviluppare, you know, la vostra tecnica o a perfezionare la vostra tecnica, per chi ne ha bisogno ovviamente. Io Cassie Lobo, hello Cassie. From this, I'd like to talk about at time signature. I'm going to take a little break because there's going to be a lot of talking, but very, very, very important, you know, very important message and info I'm about to, you know, give out. So, and after this, I'm ready to, have my lunch, having lunch, and then difficile educare i movimenti, ma quello è il challenge. Bravo Daniele. Yeah. Daniel, piacere. Io se figurati. You're very welcome. Now, I would like to talk about a time signature and what I do in order to feel comfortable when I'm playing a time signature. I'm going to repeat that in Italian because I see there's a lot of Italians following right now. So, allora vorrei parlare un po' dei tempi dispari. È quello che mi aiuta ad essere, you know, a suonare più confortevole, diciamo, sentirmi bello comodo a suonare i tempi dispari, quello che veramente mi aiuta ad esprimermi con più facilità senza pensare, you know, il fatto che sto suonando un tempo dispari. Prima cosa, sono del parere che se noi suoniamo il 4/4, per esempio, e non pensiamo alla suddivisione, you know, degli ottavi, oppure contiamo 1, 2, 3 e 4, perché ormai la ragione perché noi non contiamo è perché abbiamo assorbito questo video dal piccolo warm up. Qua si sta aprendo veramente un mondo. Vabbè, comunque, se condividete quello che dico, condividete anche il video, perché secondo me sono informazioni che noi dobbiamo, you know, distribuire su web per aiutare i giovani batteristi e per aiutare i nostri amici giovani e non giovani, per aiutare i batteristi in generale, perché, you know, è, secondo me è importante. Ok, cioè quando noi suoniamo un tempo semplice, ok, noi non contiamo, noi suoniamo le frasi perché abbiamo il tempo, il groove, il downbeat. We internalize the timing, the beat. Abbiamo come si dice in italiano? Internalize. Va bene, avete capito. Abbiamo assorbito, ecco, al 100% questo polso, no? Pulse, battito del 4/4. Admir Cavallo, thank you. Thanks for following, my friend. I'm happy that... interiorizzato, bravo Daniele, ok, interiorizzato, bravo. Allora, una volta che abbiamo interiorizzato questa pulsazione, che bella la natura, senti gli eagles,
Bello. Cioè, mi piace pure il giardino, ma è uscito pure un po' di sole, guardate, ah, un posto al sole con Peppe Nerolla. La stessa cosa dovrebbe essere anche quando sogniamo i tempi dispari, 7, 9, l'11, eccetera, eccetera. Una volta che noi abbiamo capito, you know, è semplificato il modo di contare i vari tempi dispari, che poi c'è un sistema, per esempio, io ho fatto anche altri video che parlo di questa cosa, ma non al 100% come lo sto per dire adesso, perché sto aggiungendo delle nuove informazioni, delle nuove idee che mi sono venute, you know, per fare in modo di suonare un tempo dispari con una certa tranquillità e facilità. Quindi, che groove Eagles. Allora, questo è 4 quarti. Quindi, noi abbiamo questo polso, questa pulsazione, l'abbiamo assorbita benissimo, no? Interiorizzata. La stessa cosa con 7. 1, 2, 3, and 1. So, due semi minime, croma punto semicroma legata ad un'altra semicroma, che sarebbe questo. 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1. La stessa cosa per il 9, aggiungiamo un'altra semi minima, sarebbero tre semi minimi, croma punto semicroma legata ad un'altra semicroma, fanno 9 ottavi. 2, 3, 4, and 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and then in 9, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, and 1. Questo è 9. Stessa cosa in 11, aggiungiamo un'altra semi minima. 1, 2, 3, 4, 5, and 1. Va bene? Allora, fatto questo, quello che a me piace veramente fare, poi a questo punto, cioè proprio di mettere in pratica questo sistema, che questo è un sistema, però poi fare musica è tutta un'altra cosa. Adesso viene il challenge, adesso viene la sfida tra te e quello che hai interiorizzato. Va bene, ho assimilato. Aspetta, aspetta, la notizia sta arrivando. Clave, no, sbaglio. No, la clave sarebbe 1, 2, 1, 2, 3 clave, poi c'è da 3, 2, 3, 2 clave, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and 1. Va bene? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Quindi non è la clave, che il ritmo è differente. 4, 4, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2. E poi viceversa, al contrario. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 1. Però, nei tempi dispari vi sto dando la formula di come contare 1, 2, 3, and 1, 2, 3. Qui andiamo in 7, se ne facciamo solo 2, 1, 2, and 1, qui sarebbe 5 ottavi, 1, 2, and 1, 2, and 1, 2, and 1, 2, and 1. Vediamo un po'. Hey Pepe, play drums in the Creator. I love it. I would, but the stupids, no. Finally throwing out now in Texas. Keep up great training. I'm always learning something new from you. Take care. Paul, thank you very much. And I hope the snow is going to calm down
It's going to slow down. In that way, you can practice in your beautiful backyard in Texas. Give my best to Michelle. I love you. And thank you for watching. So, I was talking about the counting of, you know, our time signature. Seven would be one, two, three, and one. So three quarter notes, eight notes, that 16 tight to another 16 notes, which is this. One, two, three, and one, two, three, and one. So two quarter notes, eight notes, that 16 tight to another 16 notes. That's in 7/8. One, two, three, and 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 one. So I'm playing the octaves right here, the eight notes. Okay, in 9 would be the same thing. We add another quarter notes, which is three quarter notes, eight notes, that 16, tight to another 60 notes, which is this. One, two, three, four, and 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 one. Okay, so and so on and so forth. Back to Italian now. Una volta assorbito questo, quello che io trovo molto interessante e che mi aiuta tantissimo è quello di prendere qualsiasi pezzo, qualsiasi canzone e suonarla in qualsiasi tempo dispari, in questi tempi, con questi tempi lì, applicarla a questo time signature. Va bene? Allora, una canzone che conoscono tutti, per esempio, parlo di una canzone molto, una canzone facile, cioè, datemi un esempio, perché ho tanti pezzi in testa che non mi ricordo, non mi vengono in questo momento. Scrivi una canzone, datemi un'idea, una canzone conosciutissima, Volare, per esempio. Ma vi parlo di Volare perché, come dire, qualsiasi pezzo, per amor di Dio. Volare, or Invitation, I Just Called, you know, I Hear Rhapsody, I mean, any tune, any song. So, in questo caso, let's see, conoscete I Hear Rhapsody? Mo, per quelli che non la conoscono, io non la suono, però suono un pezzo che conosciutissimo in tutto il mondo, in America o in Italia, in Germania, in Giappone, in Cina, ovunque. Ok, Take the A-Train. Ok, allora, Take the A-Train. Ok, questa è in 4. No. In 5, dal 4 passiamo al 5, va bene? E la suono in 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, So, è riuscire a inserire la melodia e renderla facile al tempo che stiamo suonando. La stessa cosa possiamo fare in 7. 1, 2, 3, and 1, 2, 3, and bam. Parto di bom. Parto di bom. Parto di bom.
So, di suonare qualsiasi pezzo e suonarlo facilmente in qualsiasi time signature. Tu mi hai dato Take the A-Train, l'ho fatta subito, va bene? Il tempo di capire un attimo la melodia, perché ci sta, se tu analizzi la melodia di Take the A-Train, devi riuscire a prendere quella frase e inserirla nel giusto, che deve proprio incastrarsi nel 5, nel 7 o nel 9. Questo esercizio vi aiuta. Questo esercizio vi aiuterà sicuramente a suonare con tranquillità qualsiasi pezzo. I just called to say I know. Same thing in 7. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called. Lo puoi fare in 9. I just called to say I love you. I just called to say how much I care for everyone. I just go. O in 11. So, in una maniera che questo vi aiuterà a sviluppare una prima cosa, riuscire a capire il ritmo della melodia e adattarlo ai tempi dispari. Volare, oh, 7. Cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù, e volare, ovviamente la melodia in questo caso richiede, se la suoni in 7, richiede che bisogna suonarlo più lento. Perché, come avete potuto sentire, era troppo pa 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 pa. Allora, cosa si fa? Questo è un fatto di musicalità. Capire che stiamo avendo una conversazione. Se io parlo con te, per esempio, e parlo, sì, ma quello sai perché... No, allora, tu che fai? Bisogna pensare alla musica. Suonare pensando alla musica. In questo caso... la figurazione, la melodia di volare. E volare, suonandola in 7 ottavi, bisogna suonarla, pensarla in 7 quarti. Volare, oh, cantare, è blu, dipinto di blu, felice di stare qua giù, e volavo, e la fai in 7, poi la puoi fare in 9. Volare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare qua su. Questa è 9, la puoi fare 11 o in 13. Basta sempre aggiungere, you know, quella semi minima. So, questo è un esercizio che a me mi aiuta tantissimo a suonare i tempi dispari con più comodità e facilità. Anche se suoniamo, anche soprattutto nei soli, se viene un momento in cui devi suonare un solo, fare un solo di batteria in 5, in 7, in 9, quello che sia, va bene? Grazie Daniele. In 9, in quello che sia, il fatto che abbiamo questo meter, questo tempo, di come lo contiamo il tempo,
three, four, one, two, three, and one, two, three, and one, two, three, and one. Cioè, a me mi riesce più facile suonare i tempi dispari avendo questa postazione, contando i quarti, invece di contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Stai troppo impegnato con la testa a pensare e a contare gli ottavi, cioè non serve a un cazzo. Scusate. Cioè, se noi col 4 quarti pensiamo le semi minime, bisogna trovare un sistema per pensare i quarti anche nei tempi dispari. 1, 2, 3, and 1, 3, and 1, 2, 3, and 1, 3, and 1, 3, and 1. Eccetera eccetera, anche 9, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, and 1. Cioè, io penso che magari mi riuscissi a me come a te. Guarda, è una questione di abitudine. Se inizi a studiarlo, Daniele, ci riuscirai tranquillamente. Perché è una questione di musica. Se tu ti canti una canzone quando stai sotto la doccia, che ne so, quando stai per la casa e ti canti un pezzo, you know, cantala in qualsiasi tempo. Provaci. Pensando al modo di contare dei quarti. Ok? So, se lo faccio io, lo può fare chiunque. Poi è vero, ci sta chi c'ha quella marcia in più perché la musicalità, il Padre Eterno gli ha dato sta cosa di conoscere l'armonia, la musica, e lì è un fatto. Però chiunque lo può fare, perché una volta studiato e una volta capito il sistema, dopo riesce a interiorizzare questo, internalizzare, internalize. Ma io sto parlando tre lingue, spagnolo, italiano, napoletano, ma che vuoi? Allora, vediamo un po'. Bisogna interiorizzare questa melodia, questo sistema di come contare. Va bene? Comunque, io mi auguro che questo video, questo free tips del warm up, che poi parla napoletano, eh? Che bello, a me il napoletano mi fa morire, voglio è verace. Capo, il napoletano, non so se lo sai, il napoletano è diventato una lingua, cioè non sono stato io ad inventarmi sta cosa. Se fai delle ricerche vedrai che il napoletano è diventato una lingua. Cioè, se vai in Giappone o vai in Cina, nelle università insegnano la lingua napoletana. Dici tu, ma perché? Perché per cantare un solo mio, torna a sorridere, bisogna conoscere la lingua napoletana. Allora hanno ritenuto opportuno le varie università di far studiare agli allievi di cantanti, agli allievi di canto classico, la lingua napoletana. Guardi, io vi voglio bene, vi penso sempre, come infatti sono sempre qui, presente, a cercare di aiutare, a cuore in mano, perché noi siamo persone, soprattutto i musicisti, quelli che veramente hanno fatto tanti sacrifici, quelli che hanno un certo sogno nel cassetto, quelli che veramente hanno un sogno nel cassetto, come
come l'ho avuto io, come ce l'ho ancora, perché io sono sagittario, non mi accontento mai. Quindi posso dirvi che a cuore in mano esco lì in piazza, diciamo in piazza Facebook o Instagram o YouTube, a cercare di aiutare altri batteristi, perché l'unico modo per essere ricordato come musicista, come persona, è quello di dare. Sì, ovviamente io insegno online, mi possono contattare, mi potete contattare in qualsiasi momento, e questo è il mio lavoro. Però so anche che ci sono persone che attualmente non hanno le possibilità. Quindi nel mio piccolo cerco sempre di uscire fuori e cercare di aiutare chi ha la passione per la musica. Io ho sofferto tutta la mia vita per questo strumento, per la musica in generale. Sto pagando tanti prezzi, i prezzi di non vedere mamma e papà, prezzi di non stare con la mia famiglia, di non vivere nella mia città, di non stare tra gli italiani, di non godermi le feste, le famose feste annuali, quelle natalizie, Natale, Pasqua, Capodanno, in famiglia. Mi sono creato la mia famiglia. Certo, io sono un uomo molto fortunato, però avere i genitori vicino, alla zia, queste sono cose, sono prezzi che io ho dovuto pagare anche amaramente. All'inizio ho sofferto veramente su questa cosa. Oggi, grazie alla tecnologia, mi sento con papà, con mamma, mia sorella, tutti quanti, no? Ragazzi, è stata dura. Quindi io solo vi posso capire, veramente. Chi fa delle cose per... Io per la musica ho fatto sacrifici enormi. E questi sono, alcuni, quello che ho menzionato, sono solo alcuni. E poi, venuto qui in America all'inizio, non facevo niente. Non conoscevo la lingua. È stato per me come uscire da... Perché in Italia stavo benissimo, suonavo, ho fatto dei film. Chi mi conosce la mia storia sa veramente quello che io ho fatto in Italia. E potevo rimanerci, ma no, ho deciso di andare via e di migliorare per amore della musica, di imparare, e senza compromessi, solo col cuore puro, anima sincera. E ho sempre fatto i sacrifici, tutto quello che ho, che ho fatto, quello che avrò, quello che farò, può essere tanto o può essere niente, ma l'ho fatto con il mio cuore, con i miei sacrifici e con tanta voglia di suonare musica, di fare musica. Con questo vi abbraccio, vi voglio bene, grazie per avermi seguito. Sono contento che questa diretta l'ho fatta più in italiano, perché di solito le faccio sempre in inglese, ma ragazzi, io vi amo di bene. Boh, è tempo di andare. Un bacio a tutti voi. Grazie. Peppe Nerolla.